Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Pugliese, quel provvide 100 vetrine. Macete, seconda parte dello speciale natalizio. Siamo a fine anno del 2019, sta un anno intenso di Macete in cui abbiamo fatto un sacco di puntate e non vediamo l'ora di parlare con tutti i personaggi principali di Macete e farsi dire da loro quale sta il loro momento principale, quale sta il momento più bel e rivedere insieme alcune parti di quest'anno. Quindi uno dei personaggi che ne ha accompagnato dall'inizio è proprio il nostro sindaco di piazza, che credo che abbiamo al telefono in questo momento. Pronto? Sì. Facile che sia. Jurkic. Sindaco, sì, buonanotte sindaco. Ma può liberare la linea per cortesia? Cosa? Liberare la linea, Facile sto gioco, mettiamo i tocchi e riciclo, cosa siamo ecologici? Tutto l'anno che sporche per tutto, adesso vedi ecologici, riciclo. Sì, chissà dove sei, tutto registrato, chissà dove sei, sarai Caraibi adesso, bravi, con i soldi dei contribuenti ai Caraibi. Vieni a dirmi qualcosa a casa, cosa che mangio gli zibibe, vieni a dirmi, voglio vedere, i canditi, non mi piace i canditi, scrivi i post che non mi piace i canditi, e mi rimangio, e butto via il panettone, mangio solo i canditi, per piacere. Le zibibe le schivo e mangio i canditi, voglio vedere dopo. Perfetto, grazie. Che mi dici qualcosa. Grazie, sì, buon Natale. Dicevimo, telefonata col sindaco di piazza, pronto in linea? Pronto, eccoci carissimo. Buongiorno sindaco. Una cosa veramente meravigliosa, allora, anche se non posso essere insomma contrariato dalle parole del signor Jurkic, che avrà le sue ragioni, insomma. Certo. Faccio i miei più sinceri auguri. Ne può raccontare quasi sta un momento significativo per lei, questo bello brutto che sia, un momento significativo dell'anno? Ma guardi, è stato un momento veramente che ho sofferto tantissimo quando che sono ritornato insomma sul posto, sono tornato a Capodistria. A Capodistria? E non c'erano più i miei pinguini, non c'erano più, avevano cavato i pinguini. Giorgio, Vittorio, Giulio! Bellissimo, bellissimo il pinguino. Giorgio, bellissimo, bellissimo, bellissimo. I pinguini, Giorgio, Vittorio e Giulio, bravissimi. È bellissimo. Giorgio, Vittorio, Giulio, segnate, mangia il pesce e le polpettine. I pinguini, bellissimo. Roberto! Tutta la voce che... Svegliati Roberto, ci stanno portando via, aiutaci, aiuta! Ah! I pinguini, devo aiutare i pinguini, Giorgio, Vittorio, Giulia, i pinguini! Mi salvo, i pinguini! Giorgio, Vittorio, Giulia! Pinguini! I miei amici pinguini! Vi salverò! Giorgio, Vittorio, Giulia! Giorgio! Vittoria, Giulia! Non è più benissimo! Giorgio! Erano qui, era benissimo, benissimo!
bellissimo, era bellissimo. E Giorgio e Vittorio e Giulia erano tutti qui con gli amici. Una cosa bellissima. Conseguentemente, Gualdi. Ieri che avevamo parlato di gennaio, febbraio, marzo, oggi parliamo di aprile, maggio, giugno. Prima parte, quindi aprile, che avevamo Jurkic e Di Piazza che parlava degli loro momenti molto difficili. Seconda parte che avevamo maggio. E a maggio, se ricomincia Macete ogni giorno, d'improvviso che avevo trovato Macete ogni giorno e si è spuntato un personaggio nuovo che era il nostro tanto amato, non so da chi, rapper Tepano, che avevamo per la prima volta al telefono con noi. Pronto, ciao, Tepano? Ciao fratello, cagacatti, sono molto contento di sentirti, come stai? Come stai? Sei contento che ti torno tutte per te? Vuoi sentire con chi che sono qua? Con dai, chi? Dai fratellini, salutatelo. Ciao fratello, cagacatti! Canta tutti, come matti, buon Natale, grazie, grazie. Buon allora, buongiorno e bentornati a Macete. Oggi siamo qui a Barcola perché da Tele4 ci hanno informato che verrà girato proprio qui, qua della fontana di Barcola, un importante videoclip. Allora, in questo momento non è ancora arrivato nessuno, questa è un'indiscrezione che è arrivata proprio oggi, pochi minuti fa. Stiamo aspettando la troupe, perché noi sappiamo che i videoclip arrivano dei camion, arriva l'illuminazione. E l'artista, quando arriva, arriva con uno stuolo di addetti ai lavori che si occupa della realizzazione del videoclip. E quindi l'artista, il grande artista, quando arriva, stiamo fra poco arriverà, appunto. Stiamo ancora attendendo l'artista e a breve siamo sicuri che arriverà. E allora abbiamo detto che a un certo punto, scusa, stiamo aspettando un artista per fare un video. Perdono, io che ho fatto video, guarda tappatello di tanto padello, guarda questo qui di pacco di pugnetto padello. Ma scusa, l'artista che devi, sentire l'artista che devi fare un videoclip e la troupe e lei il cameraman, sono tutto io. Cosa qua, perché volevo fare questa cosa che è un mio ghidibitto, così, perché avevo un capitetto e ho fatto un ghidibitto, è un mio ghidibitto. Cosa, non capisco niente. Un ghidibitto, Ghiri... quando una boia schiribizzo, babababa, un ghidibitto. Ma perché mi, cioè, adesso sono venuto fin qua per intervistare di nuovo sto deficiente? Anche i codetti hanno voluto cantare per farti contento. Quindi a maggio spunta il nostro amato Tepano, e tra tutti i singoli che abbiamo presentato, io ero un singolo molto rappresentativo che è uscito in estate, che parlava de Barcola, fondamentalmente, e della tua passione per le fontane. Vediamo questo piccolo servizio a riguardo. Il titolo del brano che di cui oggi si girerà il videoclip. Puttana, perché... No, cosa? Puttana. Perché ti danno tante puttane a te. Allora, questo è un suo problema, quindi poi non potevo... È una città proprio famosa perché è piena di puttane, tante... Allora, sai che... Siamo in fascia protetta, non se poi... Di qualsiasi gusto che uno vuole. Non se poi parlare una roba del genere, allora... Tu una puttana di quello lì, proprio te ti cudo. Tu cerca quello che vuoi, topi portana che vuoi tu. Proprio tutta una via piena. Sì. Via tette portane. Ah, ma aspetta. Via tette portane. Allora. Perché tette, perché sette, è mio sette. Tette e portane. Sette. Ok, ho capito tutto. Tette portane. Via sette fontane. Siamo davanti alla fontana di Barcola, che quindi è il soggetto della canzone. Sì, perché questa qui è proprio quella della canzone, perché è protagonista, perché perfetto. È proprio portana, tu madre. Come? Fontana tu mare. Ah no, allora la fontana sul mare, ok. Gavemo una, siamo fortunati, che abbiamo una fontana sul mare. Parla di uno che ha arrabbiato, dopo arriva e parte tutto. Arrabbiato dopo passa tutto. Sì, perché tu basta che ti ditico dove che sei, che è tutto benissimo. Tu fai questa canzone. Ehi fratello, non ti arrabbiare, vai fontana, di tu mare.
La fontana lì sul mare. Sembra tutto altro. Ma volevo far consultarti con un logopedista prima di scrivere le canzoni. Benissimo, grazie Tepano, grazie, sì, noi salutiamo, buon Natale. Mi piacciono tanto le puttane. Io come vedo una puttana butto tutti i soldi. Benissimo, buon Natale Tepano. Certo, buon Natale Tepano, buon Natale. Ti dedico di nuovo la tua canzone. Non mi interessa la mia canzone. Canta tutti come matti e arrivato cagacati. Capito? I codetti. Cos'era sta roba? Cos'era sta roba? Puoi vedere? Canta tutti come matti. Non mi interessa di risentirla. E arrivato. Non voglio. Cagacati. Ma cos'è se qua de... ma... tutto molto bello. Ma sei stupidi. Ho portato i codetti di Kiri Bitto, patto questa coda. Ho portato i miei codetti. Usa i codetti, Torellina. I codetti. I codetti. Guarda, questi qui sono i codetti miei. I fratelli codetti, codetto Gappa e codetto Bellit. Poi questi due codetti qua che sono? Che sono quattro demelle, quattro demelle. Questa è Pantecca Codetti, Giovanna Codetti, Anna Coretti, e lei è più buona di tutte perché è Maria Coretti. Maria Coretti, più certo, buona, perfetto. Maria... No, mega, ve stufa, ve odio, ve odio. Non mi interessa niente. Canta tutti, come matti, è arrivato, cagacati! Ma Macete 2019 non sono stati solo sketch, risate di interviste, che abbiamo avuto anche dei momenti altamente culturali. E che abbiamo anche un rappresentante della cultura di Macete, che è Enrico Ruggeri. Incredibile, vero? Signor Enrico, buongiorno. Macete, buongiorno. Un saluto dal vostro Enrico, che dall'alto del suo fascino vi augura un buon Natale. Noi quest'anno che abbiamo portato la cultura all'interno di Macete, che abbiamo fatto anche delle pubblicità progresso, è vero? La cultura con la T maiuscola, caro Cerneca. Comunque abbiamo parlato di cose molto importanti. Abbiamo anche chiarito alcuni dubbi sulla grammatica locale, la grammatica triestina, che vorremmo risentire. Via col servizio. Caro amico triestino che scrivi sui social network, questo messaggio è per te. Non far soffrire i tuoi concittadini, distingui il verbo essere dalla congiunzione di valore ipotetico. Vuoi che le persone continuino a nutrire stima nei tuoi confronti? Allora amico, scrivi se con la X e se con la S. Porco, de quel porco, de quel porco. Così potrai distinguerle e gli altri non ti scherniranno e non si prenderanno gioco della tua intelligenza. È il matto se andà insieme. Vuoi che gli altri leggano questo di te? Sei quel che sei. Sei quel che sei. Ti sembrano frasi corrette? Ma ehi, amico, non scoraggiarti. C'è chi fa di peggio. Se vedemo domani. Go urla. E no go più voxe, se, val solo per il verbo essere, ricorda amico, se si scrive con la S, se si scrive con la X, porco de quel porco. Giugno 2019, evento importante a Trieste, il Pride Friuli Venezia Giulia. All'interno di questo contesto, chiaramente uno dei personaggi de spicco che ha fatto più parlare di sé era il nostro Flavio Frujak. Per nostra grandissima fortuna, sei in linea adesso, pronto? Vergogna! Dovevamo fare le ronde a primavera! Basta! Vergogna! Cosa? Questi lobby gay? Cosa questi? Fine! Punto! E a capo! Virgola! Apostrofo! E precedenza a destra! Certo, parlavimo del Pride Friuli Venezia Giulia, so che lei non era molto d'accordo e che aveva organizzato le preghiere riparatrici. Basta con questi lobby! Basta con questi lobby! Cosa vogliono i lobby? Devono finirla che basta! Non si può andare avanti in un paese che ha perso... punto! In Russia, che adesso finalmente hanno capito che bisogna essere religiosissimissimissimissimi, che io allora ho deciso che divento cirillico! Buongiorno e bentornati a Macete, non so, non mi viene in mente il nome della rubrica, andrà ben così. Buongiorno, siamo qui con il famosissimo pugile politico Flavio Frujak. Ale Frujak! Ale Frujak!
dicevamo, siamo qui con Flavio Fruia, che è una serie di persone con dei problemi, e siamo qui sotto il sole cocente, non capisco perché siamo qua in piazza. Bisognava soffrire di più, perché nella penitenza e nella riparazione bisogna soffrire tantissimo. Ho visto la luce, Riparazione da cosa? Riparazione dalle lobby gay, perché siamo contro gli lobby gay, perché basta questa cosa degli lobby gay. Contro gli lobby gay noi diciamo Ale Fruiak, Ale Fruiak, Ale Fruiak, ho visto la luce, ho visto la luce. Ma sei deficienti, ma cosa? Allora dicevo, voi siete qua per riparare. Ma perché? Soffriamo! Non capisco, questo si vedeva anche senza che vede. Allora, questa sofferenza ripagherà di tutto questo scempio del Pride del Friuli Venezia Giulia? Scempio a chi? Basta con questa cosa dei lobby gay, che gli altri sono scempi. Non è vero che gli altri sono scempi, perché noi facciamo la nostra lotta, perché ripariamo. Cosa ripare? Dal sol, ci mettiamo così. Ripariamo, e quindi per questo Ale Fruia! Volevo solo un'ultima domanda per essere sicuri. Ma voi, Gavè, qualcosa contro i gay? No! No! Ah, boh, pensavo che magari poteva sembrare. Il nostro messaggio è un messaggio d'amore, per continuare nell'amore che continua, perché i genitori fanno i figli, perché se fosse viceversa non sarebbero i genitori, e non va bene questa roba qua. Ale Basta! Fruiak, Ale Fruiak, non si è mai visto un figlio che fa un genitore. Fruiak, il mondo sta cambiando, ma non va cambiato. Ringraziamo Flavio Fruiak per questo importante intervento. Salutiamo anche Clapa Macetta, che partecipa. Basta, smettiamola con quelle altre religioni, tutti matti. Cosa fanno cose matte? Quelli lì che si tagliano il precipizio. Non tagliare il precipizio. Quindi c'è un ultimo messaggio che le vuole dare alla comunità. Ultimo messaggio alla comunità, che sì. Se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. Se io posso cambiare, tu puoi cambiare. Egli può cambiare, noi può cambiare, voi può cambiare, e essi può cambiare. Caresana! 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 Grazie per Macete. Qualcosa è tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie per essere stati con noi, mi dispiace, non so cosa dire, arrivederci. La puntata della vigilia de Macete sta per concludersi, quindi la seconda delle quattro parti dello speciale natalizio de Macete, in cui parliamo di tutto l'anno in corso, e prima di andare noi volevamo lasciarvi con una ricetta, con qualche consiglio per la serata, che avevamo con noi oggi, per fortuna, il giornalista esperto di alimentazione Adriano Panzerotti. Pronto, Adriano? Buonasera a voi e a tutti gli amici che vogliono uscire dal tunnel dell'ignoranza alimentare, certo, anche per Natale. Raga, qualche consiglio per noi per questa serata? Io guardi, passerei al classico, un'alternativa al panettone, che certo, come sai, pieno di carboidrati lavorati. Certo. Panzani e schifosi. E sostituirlo mantenendo comunque la forma e l'aspetto di un prodotto che oramai benissimo fa parte dell'immaginario collettivo. Certo. E qual è la ricetta? Gomma piuma e formiche. Allora, prendere un pezzo di gomma piuma e dare al pezzo di gomma piuma la forma di un panettone classico, o se si desidera di un pandoro. In caso di panettone andiamo ad aggiungere le formiche. Gnam, meglio gnam. Se vive, perché più succose, più gustose, più piene di nutrienti. Certo, certo. Vive. Anche la formica rossa può essere un ottimo ingrediente, perché può diventare anche la sostituzione. Cari del amici, candito, se siete adesso vi faremo vedere una tecnica per fuggire dalle persone fastidiose. Vediamo come abbiamo fatto quest'anno a fuggire dalle situazioni fastidiose. Max, è arrivato il giorno. Oggi posso mostrarti tutte le foto del mio matrimonio e anche della comunione di mia figlia. Adesso? Sì, adesso tutte, le ho tutte. Adesso proprio? Sì. Ma se mi viene in mente una roba. Cosa?
più forse sono rimasto troppo. Mela, 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 mocco. Fai come Houdini, mela, mocco, e so sparì. Mela, mocco, te voglio un tocco. Augurandovi buona vigilia, Macete, seconda parte di 4 dello speciale natalizio. Vi saluta qui, se vedemo domani. Buon Natale. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di rosini.